Salve a tutti, oggi vedremo l'applicazione, scusate, sto facendo delle cose strane oggi, l'applicazione MyDart Training, che mi hanno chiesto come funziona. Oggi vi faccio vedere come funziona questa applicazione per il telefono. Andiamo su allenamento, la prima cosa che vediamo è il 501, e qua devo ricominciare a tornare indietro perché questo qua non è quello che uso di solito, perché è sul cellulare quello che ho, non quello che uso per giocare. Qui c'è il 501, come vedete potete scegliere da 170 fino a 1001. Stranamente non hanno messo il 101, comunque 170 se volete andare subito in chiusura, diciamo, fino a 1001, ma vi consiglio tranquillamente di mettere 501. Partite, potete mettere double out, master out, ok, però lasciate double out, master out se proprio volete. Allora sopra si vede media, dove c'è il media, praticamente dice il numero, la media di tre frecce. Vedete, io ho fatto 100. 100 è la media. High è praticamente il numero più alto che avete fatto e poi il numero di frecce che avete ottenuto. Sotto c'è la media attuale, la media degli ultimi 3 leg, degli ultimi 5 leg e degli ultimi 10 leg. Questo è come funziona. Poi potete schiacciare vari. Vedete, potete anche scegliere i numeri, tipo dice 26, 41, 45, 60, 85, 100, perché quando lo uso quasi mai. Dall'altra parte ho solo dai 100 in su, non sto neanche a perdermi. Poi 501 contro computer, qui potete lasciarlo sempre double out. 3 leg e un set, o potete anche mettere 4 volendo, ma vi consiglio di lasciare 3. Sopra c'è il minimo di frecce, che è in 18, e massimo delle frecce in 18, ma potete mettere anche altro, come vedete, fino, insomma. Io ho sempre messo 18, ma potete mettere anche, che ne so, 25, 26, cosa avevo messo qua. Quello è il minimo, diciamo, sindacabile, e il massimo chiude a 21, ma potete benissimo mettere 31, 32, quello che volete, capito? Su quella prima parte lì dove vedete scritto filter, minimo DAR, cioè il minimo con cui può chiudere è il massimo quello sotto. Modalità sfida, che viene dopo, non è altro che una lotta contro i lag che avete fatto prima. Quindi se avete fatto dei lag, in questo caso io non ne ho tanti, penso di averne fatti pochi, e prende i lag che avete fatto voi, giocate contro i lag che avete fatto voi, quindi sfida contro voi stessi. Qui c'è il punteggio, che è molto utile questo. Vediamo se lo schiaccio, perché l'ho fatto col telefono, poi avevo registrato l'audio ma non mi piaceva molto, quindi lo sto andando a occhio. Punteggio, praticamente sopra c'è il numero che scegliete, che può essere il 20, dall'1 al bull, praticamente qualsiasi numero, come potete vedere che sibilo, e quante frecce volete tirare a questo numero, cioè potrebbe essere 100, 50 o 33. Mettete 50, lì voi potete prendere, che ne so, vediamo cosa ho schiacciato, singolo, doppio e mancato. Quindi sopravverrà un singolo preso, un doppio preso e uno mancato. Stiamo parlando del bull questo, chiaramente, perché vedete che non c'è acceso il triplo. Poi sono andato avanti, vedete, adesso avete praticamente i punti che avete ottenuto. Un singolo, tre bull rossi e due ne avete mancati. Sotto, dove c'è il tuo migliore, c'è il record che rimane scritto di quanti ne avete fatti, del vostro record. Questo è quello che fa questo punteggio, e lo fa su qualsiasi numero. Cioè, in questo caso io ho scelto il bull, ma potete benissimo farlo
sul 20, sul 19, su quello che volete. Vedete adesso lì ci sono le frecce che volete scegliere, sopra scegliete un numero e qualsiasi numero voi scegliate tirate sempre a quello. Andiamo avanti, round to the world. Allora qua avete sopra settori target, i settori che scegliete sono singoli, doppi o tripli e fate il giro dell'orologio praticamente. Finché non avete centrato, cioè finché non l'avete preso, non va avanti. O tre frecce per tirare, dopo tre frecce va avanti. Io vi consiglio di mettere finché non l'avete centrato. E l'ordine è da 1 a 20. Potrebbe essere che da 20 a 1, ma 1 a 20 va bene. Tipo mancato, mancato, preso, no? Qui va avanti, sopra vedete le frecce, quante frecce ci avete messo, non sono andato avanti, ho fatto giusto un pezzo, tanto il succo è quello. Sotto c'è scritto il migliore, il vostro record, quando lo farete. Io qua non ho mai fatto nulla su questo telefono perché è il mio personale. Poi usciamo, chiaramente ricordatevi, singolo, è il giro dell'orologio, questo. Bob 27, avevo fatto un video dove spiego come si gioca, quindi non ve lo spiego perché è quello il succo. Avevo fatto 959 punti. Fischia. Poi c'è Elvit, qua avevo sbagliato perché non avevo capito che è praticamente lo speed score, che qua lo chiamano Elvit, non so per quale motivo, non so se per caso, non lo so, comunque è così. Praticamente qua cosa succede? Dovete prendere il 16, vediamo se adesso torno indietro, mi pare, ricomincio per spiegarvi, perché sul momento non avevo capito che era split, mi era uscito di testa, no? Qua ho fatto delle cagate, sì, infatti si vede che ho sbagliato. Comunque è lo split score, devo averlo anche spiegato, mi pare. Se non l'ho spiegato, se qualcuno non sa cos'è lo split score, me lo dite e faccio un video dove vi spiego esattamente bene come si gioca questo gioco, ma mi pare di sì. Edar version, sì, adesso ho capito, ritorno dentro in Elvit e vi spiego come funziona. Praticamente ricomincio la partita adesso sicuramente, ecco. Edar version, quindi 15, dovete tirare al 15 e scrivere quanti 15 avete preso, no? Perché chiaramente se voi fate triplo 15, triplo 15, triplo 15 viene 9. Io adesso ne ho fatti 3, poi il 16 ne prendiamo solo uno, il doppio, dovete solo prendere un doppio, qui mi pare che ho scritto no score, vediamo cosa schiaccio, a 80 perché ho fatto doppio, se voi prendete due volte il doppio 20 dovete mettere 80, 40 più 40, 80. Poi quando sbagliate, tipo il 18 lo sbagliate, vi scala il punteggio, il minimo punteggio che sbagliate. 19, 20, no, il doppio? Non mi ricordo esattamente, adesso mi sfugge. Vediamo qua 20, uno solo, va avanti, il bullo, avete preso i 3 mi sembra, ho schiacciato, no, 2. E va avanti, e poi alla fine c'è il massimo punteggio che avete fatto e tutto quello che avete sbagliato è preso. Tipo 17 vi ha tirato via 90, 45, ah, vi toglie la metà di quello che avete. Ecco com'era. High score praticamente è, lì scegliete quanti turni di tirare, numero di round, mettiamo 7, dice 7, e praticamente dovete fare in 7 giri il più maggior numero di punti possibile, no? Dopo 7 tiri vi verrà fuori quello che avete fatto, tipo qua con quello che avevo schiacciato ho fatto una media di 62,57 in 21 frecce. E poi boh, ci sono il punteggio totale, non è niente di che questo, è abbastanza semplice. Dovete fare più puntaggio possibile. Se voi fate 180 a giro siete fighissimi, se no se fate 20 a giro no. Poi finish 50, questo è bello perché cosa vi fa tutto ciò? Il finish 50 praticamente da 50 voi dovete chiuderlo in tre frecce la chiusura,
quindi schiacciate, che ne so, ho scritto sì, e va avanti di 10. Se sbagliate va avanti di un punto. Se voi lo prendete, se l'ho preso, avevo fatto tutta la chiacchiera sul coso, vabbè, lo rifaccio. Ho preso anche la telecamera nuova. Vedete, va avanti di 10. Se voi chiudete in tre frecce il numero, va avanti di 10. Se voi lo sbagliate, va indietro di un punto. E dovete sempre cercare di chiudere. Questo è molto, ci gioco, questo è uno dei pochi allenamenti che uso. Questo è il cricket, da giocare da solo. Vi ho fatto anche un video su come si ragiona sul cricket, su tutte queste cose qua. Qui non è tanto quello, perché non è un cricket contro un altro, ma è proprio prendere i numeri. Poi c'è il cricket scoring, che praticamente dovete tirare praticamente sui numeri del cricket, e prendere, tipo prendere il singolo, il doppio, il triplo, no? E andare avanti così. Non è, questo non serve quasi una cippa, fondamentalmente. Diciamoci la verità, non serve una cippa. Dovete scusarmi, io spero che si veda meglio, della telecamera che avevo prima, perché l'ho presa oggi. Dicono che tutti quelli che fanno video su YouTube la usano, e quindi l'ho presa anch'io. Mi sembra bene, mi sembra. Le luci sono sempre un po' qua così, ma non importa, un pochino alla volta sistemeremo. Qua c'è il target, che praticamente potete prendere tipo il 2, potete prenderlo sia singolo, doppio, triplo. L'importante è che voi prendete quel numero che vi segna. Non è nient'altro che questo. Andiamo avanti, cosa c'è? Ah, questo qua, target training, invece è molto importante: doppio 16, doppio 8, doppio 4, ma potete anche selezionare, potete fare anche doppio 20, doppio 10, doppio 5, e il numero di giri che volete fare su questo. E vi praticate la prima freccia sul doppio 16, seconda sul doppio 8, sul doppio 4, e segnate quante ne avete preso. Questo è molto utile anche per le altre chiusure. Potete scegliere. Questo gioco qua, GDC Challenger, ve lo spiegherò, perché è un casotto. Cioè, da spiegare così è un casotto, quindi lo spiegherò passo passo. Poi c'è 121 Checkout Game, e praticamente dovete chiudere, in 9 frecce il 122 in questo caso. Se voi lo prendete, andate al 123. Se voi non lo prendete, beh, prendete, se no torna al 121, non va più indietro del 121 in 9 frecce. Questo può essere carino da usare, insomma, non, né infame né lodia. La 1 drill, onestamente io non ho capito a cosa serva, quindi non l'ho mai giocato. Dovrei proprio guardare esattamente a che cosa serva, perché mi sembra abbastanza inutile, però non lo so. Andrò a cercare, a leggere bene a cosa serve, poi ve lo spiego. Ma l'importante è il 501, è il 501 contro il computer, punteggio, finish 50 e il giro dell'orologio. Queste sono le cose più importanti, e anche target training. Queste sono le cose più importanti. Tutto il resto potrebbe anche essere tolto, secondo me, perché non serve quasi una fava alla fine del gioco. Per divertimento vostro, ma alla fine del gioco non è chissà che. Comunque, detto questo, vi saluto e statemi bene. Saluto a tutti.